Ciao ragazzi, ben ritrovati. Nel corso di questa nuova lezione di grammatica di inglese andremo a parlare un attimino meglio di quello che è il verbo to like. Il verbo to like che traduce il nostro italiano piacere. Quindi nella frase avremo sempre una persona a cui piace qualcosa o qualcuno, che sarà quindi il soggetto del verbo like, seguito dalla cosa o persona che piace, che quindi rappresenta il complemento oggetto della frase. Ricordiamoci che il verbo to like è un verbo regolare, quindi va coniugato in funzione dei tempi verbali come un qualsiasi altro verbo regolare. Quindi dobbiamo ricordarci che al simple present bisogna aggiungere la S della terza persona singolare, mentre il passato lo farà con l'aggiunta della desinenza ed. Tornando quindi alla costruzione della frase, abbiamo detto abbiamo persona a cui piace qualcosa o qualcuno che è il soggetto della frase, seguito dal like, seguito dalla cosa o persona che piace complemento oggetto. Quindi, mi piacciono le torte. A chi piacciono? A me, quindi io sono il soggetto, quindi I like. Che cosa mi piace? Le torte, complemento oggetto, cakes, quindi I like cakes. Oppure a Susan piace Tom, quindi Susan, soggetto, likes, perché prende la S della terza persona singolare del simple present, Tom, complemento oggetto. Fin qui tutto molto semplice. Diciamo che la cosa col verbo to like si complica un pochino. Quando invece di essere seguito dal complemento oggetto, quindi dalla cosa o persona che piace, è seguito da un altro verbo all'infinito. Per esempio, mi piace leggere, oppure a Susan piace andare al cinema. Quindi, dopo il piacere, il verbo piacere, to like, abbiamo un altro verbo. Quali sono le condizioni che si possono verificare? Possiamo mettere quindi il verbo che segue o alla forma infinita con il tu oppure al gerundio, quindi con l'aggiunta della desinenza ing, ing come per le forme progressive. La regola vuole che quando stiamo parlando di una situazione generale, per esempio mi piace leggere, quindi è molto generica come frase, dobbiamo utilizzare la forma al gerundio, quindi la forma in ing. E molto spesso vi accorgerete anche che in questi casi lo stesso verbo che va alla forma ing può essere a sua volta sostituito da un sostantivo. Per esempio, mi piace leggere, io lo posso cambiare la frase, quel leggere, e sostituirlo col sostantivo la lettura. Mi piace la lettura. Il significato della frase non cambia. Comunque, quando stiamo parlando di un'azione generica, in una situazione generica, si utilizza la forma ing del verbo che segue il to like. Quindi la mia frase diventa I like reading. A Susan piace uscire, anche qui generico, quindi Susan likes going out. Nel momento in cui l'azione però non è più generica, ma io in qualche modo le do una specificità, la circoscrivo, le do dei dettagli in più, in quel caso invece di utilizzare la forma ing, quindi il gerundio del verbo che segue il to like, devo utilizzare l'infinito del verbo con il tu. Prendiamo le stesse frasi di prima, per esempio, mi piace leggere la domenica mattina. Quindi la mia azione del leggere generica diventa un po' più specifica perché la circoscrivo nell'ambito della mattinata della domenica. Quindi in questo caso il leggere lo devo utilizzare con l'infinito preceduto dal tu. Quindi la mia frase diventa I like to read on Sunday morning. Quindi mi piace leggere la domenica mattina. La frase di prima, Susan likes going out, quindi a Susan piace uscire. Se io la faccio diventare a Susan piace uscire il venerdì sera, non è più generica e specifica,
Quindi l'uscire non lo rendo più con la forma in ing, ma con l'infinito, con il to. Quindi diventa Susan likes to go out on Friday night. Quindi ricordiamoci, col verbo to like, seguito da un altro verbo all'infinito, lo possiamo mettere alla forma ing quando parliamo di un'azione generica o anche quando quel verbo può essere sostituito da un sostantivo equivalente. Mentre se parliamo di un'azione specifica, in quel caso si utilizza l'infinito con il tu. Ora vediamo come esprimere il quanto ci può piacere in negativo o in positivo una persona o una cosa. Quindi vediamo i vari gradi, dal più negativo al positivo, del gradimento di un qualcosa. Questo si esprime con intanto il verbo to hate, che significa proprio odiare, non piacere affatto. Per esempio, non mi piace per nulla il caffè. I hate coffee. Un'alternativa è rappresentata dal can't bear o can't stand, che significa non sopportare. Non lo sopporto. Lui mi sta proprio antipatico, non lo sopporto. I can't bear o I can't stand him. Poi c'è non piacere, che è to dislike. Non mi piace il caffè. I dislike coffee. Poi abbiamo il verbo to mind, che significa importare. Mi importa. I mind it. Mentre se lo mettiamo alla forma negativa, col do o il does not mind o did not mind, se parliamo di una frase al passato, in quel caso la forma negativa di to mind significa non dispiacere. Per esempio, questa torta non mi dispiace, l'ho mangiata, non è buonissima, ma tutto sommato non mi dispiace. Quindi la mia frase diventa I don't mind this cake. Questa torta non mi dispiace, non è poi malaccio. Poi abbiamo il to quite like, che significa piacere abbastanza. To like, che è il piacere, abbiamo già visto prima. Poi to really like, piacere molto, una cosa che mi piace molto. I really like your dress. Mi piace molto il tuo vestito. Di maggiore intensità in positivo è il to love, che significa mi piace moltissimo, quindi I love your dress, mi piace moltissimo il tuo vestito. E poi abbiamo in ultimo anche il verbo to enjoy, che significa piacere, riferito a una situazione in cui ci si è trovati bene, ci si è sentiti a proprio agio, si è avuto una sensazione di piacere nel vivere quella determinata situazione. Per esempio, la frase I enjoyed your party significa mi è piaciuto il tuo party, la tua festa, inteso come alla tua festa sono stato veramente bene, quindi mi è piaciuta in questo senso, mi sono sentita a mio agio, ci sono stata davvero bene. Ora, tutti questi verbi che abbiamo visto, quindi to hate, can't bear, can't stand e via discorrendo, oltre che essere seguiti da un complemento oggetto, quindi la cosa o persona che piace o non piace, come per to like possono essere seguiti anche dal verbo all'infinito. Per esempio, odio leggere. E ci si pone anche in questo caso la stessa domanda, ma quel verbo che segue all'infinito, lo devo mettere alla forma ing, quindi al gerundio, o all'infinito con il to? Allora ricordiamoci molto semplicemente che con to hate, con can't bear, can't stand, to dislike, con to quite like, con to like, to really like, devo, e anche con to love, posso scegliere se mettere
la forma ing o la forma all'infinito con il to secondo la regola che abbiamo visto prima. Se l'azione è generica, mettiamo la forma in ing, se l'azione è specifica, la mettiamo all'infinito con il to. Mentre per quanto riguarda i verbi to mind o don't mind o to enjoy, in questo caso il verbo che segue va sempre messo alla forma in ing. Bene, per questa lezione è tutto. Capisco che magari inizialmente vi possa creare un po' di confusione. Il mio suggerimento è quello di rivederla più volte, di appuntare su un vostro blocco, su un vostro quaderno, i contenuti della lezione stessa, in modo da organizzarli nella maniera che per voi è più semplice da ricordare. Ad ogni modo, al di sotto del video vi ho inserito un paio di esercizi inerenti agli argomenti che abbiamo poc'anzi spiegato, con al di sotto anche il link attraverso il quale potrete andare a verificare se quelli che voi avete svolto sono corretti o meno, oppure in alternativa potete inviarmeli come messaggio privato tramite YouTube o tramite la mia pagina di Facebook, qualora non vogliate correggervi da soli ma vogliate che ve li corregga io direttamente. Ad ogni modo, al di sotto del video trovate tutti quelli che sono i riferimenti relativi al mio canale e alla mia pagina di Facebook. Se avete qualche richiesta in particolare su qualche argomento da trattare, fatemelo presente sempre al di sotto del video sulla mia bacheca di Facebook. E se il video vi è piaciuto e volete far crescere il mio canale, lasciatemi un pollice in su e iscrivetevi magari anche al canale. Ci vediamo alla prossima lezione del venerdì. Un bacio a tutti e alla prossima lesson. Bye!